Ciao a tutti cagnacci, vi voglio dire una cosa molto semplice. Se siete persone che si offendono su internet non ci potete stare, e ancora di più su YouTube, dove siete molto più esposti che in un qualsiasi altro luogo di internet. In un blog possono giudicare la tua scrittura, anche su Facebook, anche su Twitter giudicano un tweet, uno stato. In YouTube, dove noi ci esponiamo molto di più, mettendo magari la nostra faccia, mettendo la nostra abilità in un video, che poi bisogna vedere i livelli di abilità, siamo ancora più soggetti su YouTube ad insulti e a comportamenti sfregiosi da parte di altri utenti, perché appunto esponendo di più noi stessi siamo più vulnerabili. Quindi attenzione quando mettete il vostro viso e le vostre idee in video, dovete sapere che vi state aprendo a una grossa, enorme fetta di pubblico, vi state aprendo a internet. Internet dove la maggior parte delle persone sono protette dietro uno schermo, agiscono nell'anonimato più totale e, sentendosi protetti da questa situazione, non esitano a giudicarvi nel peggiore dei modi, a insultarvi, a dirvi parolacce, a dirvi magari o esattamente quello che pensano in modo sbagliato o esagerare nei giudizi appositamente per cercare una reazione da parte di chi è giudicato, cercare una reazione da parte di quello che viene insultato. Quindi dovete capire un attimo che internet non è un paese per giovanissimi. Perché non è un paese per giovanissimi? Non è un paese per giovanissimi perché in genere questi giovanissimi, quelli che hanno 12, 13, 14 anni, non hanno una maturità adatta a sopportare certi tipi di atteggiamenti. Magari un ragazzino, se tu gli dici sfigato, gli insulti un genitore, oppure gli fai qualsiasi battuta, e il ragazzino non ha la maturità per prenderla nel modo giusto, non ha la maturità per passare sopra un insulto, si offende e magari crescono in lui dei dubbi, delle insicurezze, eccetera, eccetera. Per me, su YouTube quindi dovrebbero esserci solo i ragazzini che hanno dai 16 anni in su, e quelli che invece non ce l'hanno, che però hanno almeno 14 anni, dovrebbero essere autorizzati dai genitori. YouTube dovrebbe creare magari due tipi di account, uno per minori di 16 anni controllando il documento o il codice fiscale, e o magari un account appunto che ti permette di pubblicare anche video. Qui sotto troverete una petizione per cacciare, io chiederò a YouTube di o eliminare tutti, dare la possibilità di segnalare un video dove compare un minore, o di creare dei tipi di account diversificati. Qui sotto troverete la petizione, firmatela e poi troverò il modo di farla avere a YouTube. Quindi fuori dalle balle tutti i mocciosetti, e quelli che rimarranno saranno, almeno sotto, i genitori sapranno che sono su un mezzo che bisogna che sia utilizzato con attenzione, anche perché il ragazzino magari o si ridicolizza, il genitore non lo sa, o anche se non si ridicolizza poi viene attaccato comunque perché è un bambino, e magari se il bambino scorreggia in video viene massacrato, se è Frank Matano che è un idolo e fa le scorregge viene applaudito. Quindi anche il semplice fatto di essere minori su internet e su YouTube è un problema, perché espone ancora di più rispetto a tutti quanti gli altri al pubblico, veramente al pubblico insulto. Quindi firmate questa petizione che vi ho messo sotto, che io la ritengo importantissima. Un'altra cosa, per tutti quelli che magari, anche se non essendo minori, si offendono per gli insulti che ricevono, per i giudizi che ricevono, io vi dico come la penso. Per me un insulto, un non mi piace, è puro godimento, perché chi mi giudica, chi mi sta insultando, sta è uno sconosciuto, uno che non ha valore nella mia vita, mi potrebbe dire le peggio cose e per me varrebbe zero. Anche perché a me il commento che mi infastidisce di più è quello argomentato, nel senso, può essere che mi si presenta sotto al canale una persona tranquillissima che mi fa notare un certo errore che ho fatto, oppure mi dice ma attenzione, perché a me quello mi infastidisce, perché mi fa notare l'errore che ho fatto, e lo fa non con cattiveria, lo fa con bontà, e quindi è ancora più vero il suo giudizio, no? Quelle sono le cose che mi danno fastidio. Per me non mi piace l'insulto, è pura godura, ripeto. L'insulto, no. Dietro l'insulto non c'è il minimo ragionamento. Uno viene là e dice, vaffanculo, sfigato, non capisci un cazzo, con ogni probabilità non avrà visto neanche il video, e tu ti dici, ah, che bello, una visualizzazione. Vedi il non mi piace e fai, ah, una visualizzazione così a buffo. Quello che invece viene e ti commenta sotto, ha notato che qualcosa non va. A te ovviamente serve, perché la prossima volta stare attento a non ricommettere magari un certo tipo di errore, ma sul momento è quella cosa che ti irrita di più. Le cose più vere, i giudizi più oggettivi sono quelli che danno più fastidio,
che a me tu mi dici, faccio un esempio, a me se uno mi viene sotto il video e mi dice ciccione, mi mette a ridere. Se uno mi dice, comunque guarda, ti sei ingrossato, le guance più gonfie, cose, lo dici con tranquillità, la rosico. Quindi, cagnacci, innanzitutto firmate la petizione, non badate agli insulti e capite un attimo che internet non è un paese per polli, chiamiamo così. Ciao a tutti.